Ciao grandissimi! Come state? Come state? Ciao ragazzi! Come Ciao! Ragazzi, ciao! Aspettiamo un attimino e poi partiamo. Sto facendo un video fantastico sulla macchinetta di popcorn. Ciao Sound Alert, ciao Stream Elements. Come state ragazzi? Tutto bene? Tutto a posto? Ta-ta-ra-ta-ta. Ciao ragazzi, benvenuti. Sì, si sente. Ciao Marco Drums Games, come stai? Ah, sono io. Mi sono autoscritto e autorisposto. Condividiamo su Discord, Facebook. Madonna, c'è la zanzara. Grandissimo! Ciao Diego, come stai? Come estás, amigos? Ah, che caldo, Diego, non avevo neanche voglia di mettermi dietro a fare. Bene, Marco, io ci sono se vuoi. Oh, Andrea! Andrea, allora ragazzi, faccio il party solo con Andrea, non perché sono stronzo, ma perché dobbiamo fare la cosa che devo avere delle tre sub gratis. Un attimo, allora, assolutamente. Aspetta che faccio il party con Andrea, ragazzi. Faccio il party chiuso, poi tutti noi chiacchieriamo in chat. E anche Andrea comunque rimane comunque dentro nella chat, ok, Andrea? Allora, Andrea, mi dici come sei Andrea come ti ho dentro tra gli amici? HR, vero? Ciao Sharder! Ok, grandissimo, mi ricordavo comunque, amico mio. Allora, ho fatto il party io e Andrea, ok ragazzi? Quindi, ciao Sharderino, adesso faccio le cose qua con Andrea, poi dopo facciamo. Marco rientro dopo, va bene, Diego, va bene, va benissimo.
Va benissimo, tranquillo. Dopo Sharder giochiamo online. E adesso faccio le cose qua con l'amico Andrea. Rimani anche tu, Sharder, a vedere che mi dà una mano a fare le cose fighe. Andrea? Allora, mentre aspettiamo Andrea. Oh, cos'è che c'è qua sotto? No, aspetta un secondo. Oh, che cos'è sta cosa finita? Boss, bonus, giorni restanti. Beh, questo è il gazzo. E questo che cos'è, bonus campagna? Vi toglie la live, vero? Perché start. Seleziona Relation Winner Valerio Gallo. No, dai, va davvero. Aspettate, ragazzi, sto facendo una cosa fighissima. È una cosa con i risultati. Ok, vabbè, scusate, non si vedeva il video perché. Hanno fatto Gran Turismo TV. Fico. Fico, raga, c'è Gran Turismo TV. Andrea, non ti sento, eh. Andrea. Ciao amici e amiche, come state? Iscrivetevi al canale immediatamente se non l'avete fatto, eh. Marco, non mi senti? Aspetta, forse. Ecco, allora il microfono, aspetta. Ok, mi hanno scattato anche questo. Aspetta, un secondo. Ragazzi, quando giocano i miei figli mi spaccano tutto. Non si sente. Adesso mi senti? Sì, Ah, adesso. grandissimo. Oh, speriamo che non ci sia l'audio doppio, eh. No, fortuna. Guarda, ti ho messo in muto sulla live dall'iPad, tranquillo. Cioè, mi sento io doppio, ma non è un problema. Oh, cosa sto facendo? No, sto facendo casini, raga. Stasera è la serata dei casini. Tra l'altro mi cambiano sempre le cuffiette. Ne ho comprate tre e me ne hanno scassate già due di tre. Quindi ne ho ancora un'altra buona. E poi è andata anche questa. Allora, aspetta, sentiamo solo un secondino la live. Come va? Sharder, si sente bene? Tutto ok? Ciao ragazzi, grandissimi. Come state? Allora, adesso andiamo a fare questo qui. E l'amico Andrea mi dà una mano a farmi fare tre belle Allora, sub. iniziamo dalla prima sfida che hai detto che è più difficoltà. Ok? Sì. Ah, ok, si sente bene, ok. La prima è una cosa terribile. C'è una livrea, No, guarda, è grande, molto più Sharder. semplice di quello che pensi. Ok, allora io la faccio, tu vedi come la faccio e poi mi correggi, eh? Sì, dai, aspetta, Ok, mi metto a guardare sì. l'iPad sperando che non sia troppo in ritardo. Guarda il mio tempaccio. Aspetta un secondo, raga. 39-127, sei un grande. Vabbè, la verità è che mi sono fissato moltissimo con questa sfida. Sì? Sì, Nürburgring è la mia pista preferita in assoluto. E poi è tecnicissima, veloce, insomma, bisogna studiarla al meglio. Si sente benissimo, grande. Dai, allora, voglio che Marco Drans rientra fra il primo e il quinto. Dai, ci sto. Allora, mi Quello è carico? l'obiettivo, è per quello che sono qua per aiutarti. Allora ragazzi, stasera c'è scuola guida Andrea, ok ragazzi? Quindi quando poi avete Ma bisogno, guarda. scuola guida Andrea farà 10 euro l'ora, 10 euro l'ora. È esagerato, Marco, ridicolo. 15 euro l'ora, 15 euro l'ora. Ok, allora ragazzi, mi Allora, concentro, un attimo che devo pettinarmi. adesso ti guardo come la fai tu, poi ti dico cosa sbagli.
Porca la miseria! La prima curva è buona. Oh, sai che buccio di culo se lo faccio subito a oro così? Ah! Speriamo. Ok, ho visto già una cosa. Ok. Te la dico? Ok, allora. Adesso aspetta, mi fermo così me lo dici. Dimmi tutto. Non male qua. Ok. Allora. La prima curva ce l'hai presente, no? C'è. Quella la fai bene. Ok. Ok. Cioè tu praticamente arrivi in terza e poi scali in seconda e poi ti fai tutto il rettilineo. Sì. La prossima curva, che cosa farai tu? Allora, se non mi ricordo male io tengo giù. Esatto, tu arrivi in quarta, però in realtà tu devi scalare, scusami, devi impostare la quinta prima di entrare nella curva. Prima? Sì, sì, perché praticamente come noti la strada è in discesa. Allora, dai, facciamo a step, perché sennò me li dici troppo e io non mi ricordo. Allora. Esatto, sì, sì, a step. Step by step, ragazzi. Qua a me sembra sempre di scivolare e qui sempre di... Allora, se entro in quinta mi butta fuori. Perché mi butta fuori? No, lo devi fare un po' prima. Ah, prima di entrare, ok, prima di entrare. Sì, allora tu non devi sforzare la quarta. Allora, ok, tu mi dici di... Di metterla proprio prima. Porca loca, però va fuori. Allora, proviamo, raga. Ancora prima. Proprio giù di giri. Sì, perché come noti la macchina quando sta in quinta ha più mobilità. È molto più agile. Porca loca. Forse devo girare un po' prima. Aspetta, forse ho capito l'errore. Bravissimo, lo vedi che scendi molto meglio, devi solo spingere di più. Anche la tipa ha detto: Marco, ma che cazzo stai a fare? Scusate. Tu lo vedi un pilino dopo, ma se... vedrai la cazzata. Sì, ho messo anche la latenza bassa, però ti vado sempre. Qualche secondino, sì. Per guadagnare qualche millisecondo sulla prima curva ti consiglio di farla scivolare. Sulla prima? Ciao Loki! Ok, allora qua va bene, quinta e quinta, quarta, terza. Ok, qua no? Porca loca, 41-150, che schifo! Allora, c'è solo Andrea Loki perché deve insegnarmi. Stasera è grandissimo Loki. Perché c'è. Sì, c'è Sciarderino perché deve insegnarmi. Scuola guida stasera. 15 euro l'ora. Loki, sto aiutando a Marco per fare questa sfida. Che sembra impossibile, ti dico la verità, però. Ma ce la possiamo fare. Qui ci metto troppo tempo, secondo me. Poi vado in quinta e quando c'è qui di frenare vado di terza, giusto? La faccio scivolare, accelero. Sì, è giusto che scendi in terza dopo la prima serpentina, diciamo così. Ecco, allora. Vai, 42, che schifo! Hai presente quando alla fine della serpentina tu metti la seconda? Credo di sì. Ok, non devi metterla. Terza? Devi rimanere tutti in terza fino alla fine, fino all'ultima curva. Tutta terza. Allora, sì, la seconda solo al primo, quando si comincia. La penultima curva tutti in terza. Quando fai l'altra curva e fai terza e seconda, quello va bene. Oh,
Porca loca, ma dai! Ma lì non riesco a capire se devo... Allora, se freno troppo vado troppo lento. Se invece... Allora, facciamo così, Marco. Dimmi. Hai presente quando avevi in quinta e sì, poi rallenti troppo in terza? Sì. Ok, allora, prova a mettere un attimo la sesta e la quinta proprio in mezzo secondo per guadagnare qualche secondo in più, così la macchina scivola di più in terza. Così dici, aspetta? Così? Vediamo se la vedo. Sì, scivola molto di più, vedi? No, porca loca! Sì. Allora, non male. La base c'è. Adesso dobbiamo concretizzare, amico mio. Sì. Porca vacca. Sesta quinta lì. Ma dai! Ah, ti consiglio anche un'altra cosa, bro. Sì. Allora, innanzitutto quanto usi di PC? Uno. Va bene, allora lo lasciamo a uno. Però ti consiglio una piccola modifica. Ok. Vado. Niente di eclatante. Impostazioni? Che ti sconvolge la guida. Semplicemente noi impostiamo i freni posteriori a 3. E dove lo faccio? Da? Aiuti? No. No. Ah, da dentro, da dentro. Il volante c'è il più e il meno? Credo di sì, sì. Sì, intanto... Anteriore, sì, posteriore, al più 3? Sì, metti il più 3. Okay. Posteriore. Sì. Con la rotellina. Sì, lo fa. Sì. Così, praticamente lavorerai solo di posteriore. Perché in questa pista si usa molto il posteriore. Vedi adesso mi capisco perché sento il doppio della... Sì. Io sono preso, ragazzi. Charder, adesso andiamo a vedere la livrea, è grandissimo. Scusami, ma stiamo facendo un po' di... No, ho scannato. Scannato qua, no. No, manco a fare. Ecco. Non posso scivolare proprio la macchina con lo scontato. 40, uno schifo. 40 hai detto? 44-15. 44. 40 e 415? Sì. Mi manca molto, quindi solo un po' schifo. Allora qua dai che ci proviamo. Charderino, dopo andiamo a vedere la tua livrea, grandissimo. Assolutamente, grande casa. Allora fateci fare sta cosa qua, io e l'amico Andrea, e dopo facciamo il party anche insieme, ragazzi. Entrate dopo, perché sennò facciamo un casino. Ragazzi, io vado in Lourdes che domani sveglia presto. Oh, amico mio, porca miseria, dai, ce la dobbiamo fare. Speriamo. Sì, beh. Sto vedendo anche le live della sera, comunque c'è molta meno gente, probabilmente il caldo influisce su tutto, Sì. Ragazzi, non dovete fare ste cose, dovete guardare Marco Drums Games, le passeggiate le fate quando non c'è il Marco in live, o no? Raga, che cacchio, dai, non fatemi così. No, perché mi parte via il posteriore? E qui vedi qua non riesco mai. Perché devi arrivare. Allora, ti segno un trick per le curve. Sì, dimmi. Il trick sarebbe che tu quando arrivi nella zona rossa, proprio in quella serpentina. Che? Sì. Fai sesta quinta proprio subito in un mezzo secondo. Subito in un mezzo secondo. E questo ti permetterà di accumulare qualche secondo in più e quando sei in terza. Salutami il tuo maestro di scuola guida. Sì, guarda che c'è Arderino è dentro anche nella chat, Andrea. Va bene, te lo saluto. Adesso aspetta che dopo giochiamo, c'è Arderino. Grandissimo. Sì, Charder è fortissimo. Allora. Ragazzi, la mia prima lezione di scuola guida. Fate i bravi, scrivete un casino. Scrivete anche voi quello che sbaglio, che tanto... Almeno... Allora, quindi tu mi dici quindi di mettere pure la sesta, allora. Vediamo, aspetta, è tutto in caso.
fai sesta quinta subito proprio. Vediamo un po' come hai fatto. No, è molto più veloce devi fare. Molto più veloce di così? Sì, devi fare proprio tap up subito, sesta quinta. Porca loca. Sesta quinta. Perché così ti permetterà di far scivolare più la macchina quando stai in terra. Ma sesta quinta? Quindi quando arrivo giù in fondo? Sì, fidati. Ah. No, no, non fino in fondo, proprio come arrivi nella linea della la linea rossa della fermata. Sì. Proprio all'inizio. È l'unico modo per guadagnare qualche metro in più. Io non l'ho capito sta cosa, sesta quinta, però vedi se l'ho fatta. Scivolare un botto adesso. Sì. Porca loca! Ma perché mi parte via da dietro? Bene. Se metto il TCS a 2 secondo te? Boh, secondo me lo dovresti usare a 0, Marco, te l'ho sempre detto. Oh, guarda, ti faccio vedere, così capisci. Ecco, TCS a 0. Boh. L'hai visto com'è il TCS a 0? Devi distribuire bene l'acceleratore quando sento la curva. Se ti senti confident, mi ha troppo. Okay. Puoi anche scalare in prima, nella prima curva, e però mettere subito seconda e sgasare. Proviamo questa. Ma vi parte via. Cosa sbaglio? No, devi lasciarla scivolare. Non riesco a capire che cosa sbaglio, sinceramente. No, nulla, Marco, è semplicemente un po' di allenamento, poi magari insomma è tutta questione di manualità per queste curve, perché sono molto strette. Sempre 41, però c'è sempre tanto. Allora, Marco, l'ultima curva in assoluto. Sì. Inizialmente la faccio meglio perché scendevi in seconda e poi sgasavi su seconda e vai andavi subito in terza, capito? Cioè l'ultima vado in seconda, ma non devo fare tutto in terza? No? No, poi seconda sgasi, proprio non avevi paura di pigiare sull'acceleratore. Seconda e poi terza, sgasi, a manetta. L'ultima tu mi stai dicendo, vero? Sì, l'ultima curva. Okay. Proviamo. Ciao amici e amiche di Twitch, grandissima scuola guida stasera. Grandissima. Allora, ma voglio cagare. La prima curva l'hai fatta molto bene. Vai a cagare, Marco, grazie. Mi sono automandato a cagare, ragazzi, perché non è possibile che ho sbagliato quella curva qua. Adesso poi la vede anche Andrea, mi manderà a cagare anche lui. Sì, l'ho visto. Sicuramente stringere un po' di più. Ma a tavoletta non devi frenare in quella curva? Quella dove si è uscita poco fa. Tavoletta proprio. Questa che non ho capito. Proprio al massimo, Marco, devi andare. Qui sulle S, su sta S qua, è qua che non riesco a capire, perché se vado, se accelero, mi butta fuori. Ah, seconda manetta fatto adesso, Sempre 41. Bravissimo, sì, ma sempre 41, amico mio. 41! Però Marco, la tecnica è quella, allora l'ultima curva ce l'hai. Ok, la faccio così, dai, vediamo se l'ho capita. Perché all'inizio? Perché perdi all'inizio? Questa curva qua perdo, a me non sembra di farla male, però probabilmente la prima. La prima la fai troppo larga. Ma che cacchio, e come faccio a stringerla? Aspetta, devi stringere un po' di più. Ciao amici e amiche, scuola guida con l'amico Andrea. Vai. Devi. Allora Marco, dai una sgasata di terza appena inizia proprio la sfida.
cari in seconda e la lasci scivolare, poi inizia a scivolare tutta tavoletta. Quindi stringi in quinta, bravo. Ecco, bravo, sei sceso benissimo. Ah, ok, ho notato un'altra cosa. Già meglio qua, oh, già meglio, bravo. Porca, 41 e 4-4. Ragazzi, ce la faccio più. Vabbè, miglioramento però, no? Scusate, ho fatto il cavallo. Il cavallo imbizzarrito. Allora, ecco, dimmi tutto. Aspetta che fermo l'ambaradà. Nella S. Sì? Tu la terza la metti troppo prima. Ah, qua... Mettila dopo. Aspetta. Fai quinta, un secondo, quarta, e il secondo dopo, terza. Ah, ok. Cioè, secondo, ti dico secondo, però un attimo dopo, insomma, susseguiti. Sì, ci provo. Ci provo. Ragazzi, scuola guida stasera, con la Vico Andrea! Bravissimo, questa curva con la seconda e con la prima seconda le fate benissimo. Bravo, bravo, bravissimo. Bravissimo qua. Vabbè. Ah, che brutteria! Ti stai dicendo? No, la seconda la devi mettere proprio nel cordolo. Prima! In discesa. Sì, bravo. Lo devi fare nel momento che stai scendendo. Però occhio che se acceleri vai in testa coda. Infatti, per quindi quello l'avete voluto. Devi tenere in regime. Allora, vediamo. Allora, prima, secondo me, con la prima la faccio meglio. Infatti. Però non so se a livello poi di tempo è vincente o no, ecco, questo non so dirtelo. Guarda Marco, io ho fatto quel tempo solo perché oggi a Bicatum ci ho provato e ho guadagnato un bel po' di secondi. E poi ho messo il fantasma della prestazione migliore, addirittura mi mangiavo un bel po' di... Ah, ma perché mi scivola via questa qui? Guarda dove sono uscito, scusami se ti ho interrotto, perché mi scivola via lì? Perché perché devi andare tutti in terza, tu stavi ancora in quarta. Ok, mi sono dimenticato di mettere la terza, proviamo. L'ultima curva... Seconda, prima. La discesa, la seconda. L'ultima curva. Ok. Ma vai a cagare. Subito in terza. Ok. Ragazzi, se io dico vai a cagare non lo sto dicendo a Andrea, lo sto dicendo a me, perché faccio di quelle cose incredibili, ragazzi. Neanche uno che l'ha preso al volante ieri mattina fa cagate del genere. Ma no. Ma sì, perché poi quando mi impunto che voglio fare una cosa, faccio peggio che... Infatti la patente quella a oro, io l'ho fatta... un sabato, una domenica mattina che ho detto c'è che provo che non c'ho mica voglia di giocare, sì, ecco, e ho fatto. Sì. Bravo. Un po' dopo la terza. Cratrota. Cerca di accumulare un po' di accelerata, un po' di velocità, in modo che così la terza sia un po' più scorrevole. Ma sempre 40, è questo che mi fa incavolare. Sì, ma perdi molto, non hai messo la seconda nemmeno qua comunque. Mi dimentico, amico mio! È molto istinto! Ti posso seguire in tempo reale. Non lo so se posso seguire in tempo reale in qualche modo, fai vedere. In tempo reale, con lo share play, ma sto già... facendo la live mi sa che va tutto a scatti dopo. Ah, guarda la trasmissione, mi dici. Bello che mi si prende dappertutto. È
come si mi sbifora, mi fa 41 e 2. Bravo, bravo. Allora, è giustissima quella cosa sulla seconda che fai. Però è lento. Come mai così tanto? Cioè, alla fine 39, 44, sono due secondi, eh. Allora, secondo me, per quello che ho visto, hai mezzo paura perché magari non ti fidi della macchina, di pigiare sull'acceleratore. Proviamo. Prendi fiducia, fidati. Prova a schiacciare un po' di più, chiaramente dosa dove devi dosare. Bravo, mi è piaciuta questa, bravo. Lo vedi che la terza adesso è molto più leggina? Aspetta, Andrea, Cristo. La S, intendo. Bravo, bravo. Sono concentrato. Cazzarola! 39,8! Cazzo, ce l'avevo quasi! Oh, dai, dai. Di miglioramento. Ok, dai, vai, vai. Fatto. Sto sbroccando, sto sbroccando. Signor streamer. Sbrocco, sbrocco. No, secondo me adesso cano la prima. No, questa qua non la trovo buona. Fiducia, fiducia, ho fiducia. Ciao amici, ragazzi. Stasera scuola guida by Andrea, ragazzi. 15 euro l'ora, se volete. No, scherzo però. Magari, boh, ci sta. Facciamo i soldi così. Andrea, altro che andare a lavorare. Cazzo, no. Gli diamo metà, L'idea è stata mia. Ok, una bella seconda che mi sono girato. Bellissima, ragazzi, non ho capito niente. È quello che ti ho detto prima, devi fare attenzione all'accelerata con la seconda, perché questa macchina c'ha... Ah no, che poi perché hai messo seconda? Sì, infatti, perché è andato il cervello, ormai è andato. Il cervello di Marco Drums è andato, ragazzi. Ascolta Marco, poi chiaramente se devi avere altri impegni, chiaramente devi giocare con gli altri, magari ti consiglio semplicemente di guardare il video di quello di stasera, del mio nuovo record. Ah, l'hai fatto? Così. Sì. Vado a vederlo, vado a vederlo. Se ti guardi la prima parte come lo faccio, magari ti viene più difficile. Ah, male. Perché tu hai fatto tutto il circuito? Tutto il circuito, okay. Quelle 30... 7 minuti ero. 6.31, non mi ricordo qua. Bravo! Bravo qua! Mai più ragazzi. Grande Andrea! Vieni amore mio, mi sta facendo la scuola guida Andrea. Dai che lo fa? Un passo piccolino per un uomo, un grande passo per Marco Drums Games per 3 sub. Allora, cosa ti manca? Vieni mio amore. Oh, fammi godere il mio replay, il meritato silenzio. Oh. Sì, però che cosa ti ricordi adesso di quello che fai? Niente. Appunto, adesso lo dovrai attuare poi nel giro completo. Quello è un altro discorso, lì è proprio tutta un'altra sì, cosa. Sì, secondo me è un'altra vita. No, adesso voglio farla ancora 2 o 3 volte, sinceramente, già che ci sei te che approfitto. Ma sono troppo contento! Scusate ragazzi, faccio un po' lo stupido, ma sono troppo felice, eh. Oh, queste sono le soddisfazioni della vita, non è la casa, i figli, lo yak, lo yacht, è allora, fare poi, il tempo. Allora, per migliorare devi essere un po' più scorrevole con la terza e la seconda. Fammi scorrere. Mm-hmm. Grande Sharder! L'NG, metà pedale, anzi nemmeno metà pedale, proprio lo tocchi. Allora, l'ho fatta con la seconda qua. Il motore attivo. Bella fretta, bravo. Qui accelera proprio la seconda, proprio la devi schiacciare a manetta. Bravo, qua velocissimo, molto più veloce dell'altra volta. Sì. Ma va! Ti dirò, ne stanno molto meglio. Eh sì, però poi ho fatto l'errore. Porca miseria. Lì, l'errore, sì, se ci si ricorda, sì. Sì, dai. Se ci si ricorda, sì. Allora. Forse...
comunque tu sei abituato a TCS 0, quindi quando tu dai gas tutto la macchina va. Anche TCS 1 comunque un po' di potenza la toglie, eh. Pensa quanto andresti veloce se imparassi a stare a Però amico mio, già comunque quando facevo le partite online sei velocissimo. Immagina se togli il TCS. Lo so, però il TCS è un altro gradino che devo fare di imparare. Ciao ragazzi, ciao amici, ho fatto 39,5 così, chiacchierando ragazzi, senza neanche guardare, ho migliorato. Così Andrea, stavamo chiacchierando del più del meno, ho migliorato ancora. Grande Drown. Aspetta che lo rifaccio perché mi sto esaltando. Ragazzi, era un casino farlo. E anch'io, amico mio. Allora, io però non voglio. Quinto! Abbiamo detto tra i quinti! Aspetta, no, faccio un altro perché adesso ti voglio battere. No, TCS0. Io voglio risuperi. Certo, cacchio, così poi tu mi risuperi, poi io ti risupero, poi tu mi risuperi. Esatto, mi stimoli a fare meglio. Sì. Bravissimo quella prima, sì, molto molto meglio. È meglio, né? Sì. Secondo mio amore che sto facendo il tempo. Tutto in testa, bravo, 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 bravo. Mi hai spaventato. Stavolta. 42 fa schifo, però fa niente, mi sono esaltato. Scorrevole, vero? Scorrevole, vai un po' più veloce, vai un po' più veloce e sei a posto. Rifacciamo. Cavallo, è bizzarrito. Allora. Dalla placement, la tua live, aspetta. Dove? Ho paura di uscire. Lo so, devi affrontare questa paura. Purtroppo lo so che non è la tua macchina preferita, però dagli fiducia. Ah, ho perso, vieni mio amore. Ho perso l'incipit. Oh, ciao tata. Ho visto che sei sotto i 40 adesso. Sì, sempre fuori il 40, ma mia moglie mi ha spaccato un ginocchio, ma non fa niente. Tanto ce n'è un altro. Ciao Carla, ti saluta. Il mitico Andrea mi sta facendo ripetizioni di italiano. No, di guida. Allora, dai, rifacciamo una. Di Nordschleife. Di Nürburgherino, dai, noi lo conosciamo come Nürburgherino. Nürburgherino, sì. Allora, dai, l'ultima questa. Ciao ragazzi, come state? Grandissimi. Grande Marco, scuola guida. Veramente non ti chiedo di vedere tutto il replay, però. No, lo guardo. La parte che faccio. Allora, se tu mi dici che guardiamo il replay poi ne facciamo un'altra, se invece devi andare via prima, facciamo l'altra e poi guardo il replay. Lo vedo perché. Guarda, c'ho la sveglia alle 3:40. Te ne vai adesso? Volentieri. No, dai, vai a letto. Ma che? No, tranquillo. Adesso ho messo in seconda. Ma perché ho messo in seconda? Così, poi sono andato sbaglio. Dai, niente, andiamo a vedere il replay. Perché so che quando poi mi impunto così non combino niente. È stata veramente, veramente veloce. Non l'ho mai fatta così veloce quella parte. Wow, aia, che male. Ok, aspetta. Amore, hai preso un divano lunghissimo, amore. C'ho le gambette cotte. Allora, devo fare il settore 4, 5 e 8. E basta. Ah, no, e giro. Ah. Ok, 3.000. Tutta sta fatica per 3.000. 4, 5, 8 è tutto. Allora, andiamo a vedere immediatamente il giro. Sì, è un punto comunque. Sì, no, infatti ce lo potrei anche fare. Però è l'oro del giro, è l'oro del giro, No, guarda, allora, se ti assicuro, se hai costanza e non te ne frega chiaramente come me di fare sotto i 6,35, è una cosa fattibilissima. Ah, ok. Sì, è quello...
Allora, Subaru, perché io non vedo. Giusto, la livrea di Charles. Allora. Infatti, volevo vedere la livrea di Charder, ma non la vedo. Charder! È questa forse? No, questa è la Lancia, bellissima. Questa dell'Alfa è qualcosa di spettacolare, ragazzi. Questa mi piace da morire. Già che mi piace la macchina, però, guardate che roba, guarda che roba col Cattiveria, verde. Che raga. roba, ragazzi. Cattiveria. Che poi ha messo il drago MDRT, ragazzi, sarebbe Marco Drums Race Oh, Team. poi la scritta ESPN là davanti la fa proprio Spacca, cattiva. sì. Col verdozzo poi, verde, blu, bianco. No, questo è un capolavoro, Bellissimo. eh. Non Sì. so perché dall'alto non si Questo è un vede, c'ha la capolavoro. forma Guarda, di... che non se ne vedono tante di livree così. Io ne vedo tante belle, ma questa è spettacolo, eh. Questa ci ha messo lì ESPN lì, che è una cosa spettacolare. Ma dov'è che è? Quelle nuove? Mi ha detto Charles che c'è quelle No, ma che poi nuove. tra le cose ho visto che lo commentano Sì, e guarda qui, guarda i tantissimo nella commenti. community. Very nice, nice, excellent. Io ho messo mitico. Allora, Loki l'abbiamo visto l'altra volta. Costantino, Loki l'abbiamo visto. Fury, dovrebbe essere un mio amico perché se è dentro, sì, però non mi ricordo chi è. Allora, Fury, Costantino. Vabbè, vediamo il replay. Dopo andiamo a vedere il Sharderino. Allora, ti metto mitico anche te perché questa è della mia squadra. Quale? Perché Sheldon ha detto questa è della mia squadra? Questa forse? Questa? Eccola, è sotto la BMW Safety Car. Ah, ok, adesso la andiamo a vedere. Anche questa è Eurosport, è bellissima. Sì. Madonna, anche questa è bella, Questa è bellissima. eh. Bellissima. Quella è Subaru. Sì. Team Dragon MDR. Sì, fa di quelle livree, ragazzi, spettacolare. Allora, sotto la Safety Car. Ha detto Safety Car, ma voi vedete la Safety Car? Non vedo Safety Ah Car. sì, l'ho vista prima, l'ho vista Ah, Safety prima. Car di Charder! Wow, bello. Wow! Allora, mitico ci sta sempre, ragazzi, perché. Bellissima. Vediamo. Wow, cattivissima, raga. Cattivissima. Bella. Charder, quando comprerò una macchina così, giuro che Che me la devi devi farla dal vivo, eh. Devi mettere dietro con con gli adesivi e mettergli Ma sulla questa è la macchina mia di macchina casa. No, preferita, me davvero, la la posso devi scaricare scaricare, con Charder? l'iPad. Certo, devi scaricarla, non posso. E forse l'ha fatta per te, mi sa, eh. Perché non la usiamo noi la BMW Sharderino, l'hai fatta per Andrea, grande. Safety Car c'è scritto però, eh. E poi con la Bello. scritta Nespresso io ci ho Bellissima, lavorato ciao. in Espresso. Davvero? Allora, vediamo Vabbè, il giretto e giustamente. godiamocelo. Però devo mettere dal dentro. No, la metto dal muso, la metto. Ti conviene allora mettere Come la tutte le faccio io? informazioni a schermo e metti la tua visuale, così capisci. Eh sì, perché se no, se non metto la mia. Allora, l'informazione schermo, come cazzo la metto? Ok, replay. Ora mostra tutto. Aspetta, lo stacco, ok. E la metto da fuori. Appunto, Allora, dopo metti la tua ok. visuale con la Perfetto. BMW. Facciamo da girare dall'inizio perché. Allora. Perché non vedo. No, aspetta, perché non vedo. Non vedo i giri. Mostra tutto. Perché non me lo fa vedere? No, Ah, sì. perché devi togliere Devo la togliere quella livrea. cagata lì, sì. Oh, Infatti è 3, proprio 2, quello. 1, ah, 1. Ciao amici, ragazzi, ragazze, stiamo facendo il Nürburgring. Guardate come corro bene, eh. Sono io che corro, raga. 5, Allora, 6, adesso ah, ti sei dicono come sei quinta. quinta. Ok, sei quinta, l'ho Hai capita. visto cosa ha Sì, fatto? sesta e poi butti giù subito in quinta. Come mai? Quarta, terza. Perché acquista più velocità la macchina. Poi, ma lì in seconda tanto prima, più prima di me. Più prima non si dice, però va bene. Tanto il canale mio chi se ne frega. Ragazzi, non sto correndo io, anche se sembra che veramente forse sia così. Però potrei far finta e farmi fare le sub da Andrea, eh. Ciao Andrea, sto correndo io, eh. Oh, ma come tiri sulla quinta? Sì, allora io prima la facevo in sesta, Invece ti poi mi sono cade. accorto che mi cade appunto come Sì, dici Andrea. tu,
bisogna farla tutta in quinta. Beh sì, che bravissimo Andrea, mi sta sempre davanti. E poi Andrea è bravo perché se poi lo sportelli non rompe il coglione, invece ci sono tanti altri che si sportellano. Tipo se corre Andrea con Carla non succede niente. E Andrea sa che lo no, sportella. L'altra volta purtroppo gli sto venuto addosso, non lo parla fuori. Ma sì, ma è divertente Andrea. Cioè, oddio. Seconda allarga, vedi? Vedi, vedi come la prendiamo? Cioè, sembra quasi che va piano. Io invece tendo sempre a andare troppo, capito Andrea? E il troppo poi ti porta a fare peggio, andare più lento. Vedi anche qui? Sì, che poi ingannano molto le aree di frenata. Ci sono delle aree di frenata dove in realtà non si deve frenare. Sì, infatti. Infatti un po' mi stanno sulle balle. Ciao amici e amiche di Twitch, stiamo facendo scuola guida by Andrea. Infatti vedete che sto facendo un po' finta, però sto vedendo il suo video, tanto poi me lo guardo altre volte Andrea, presto attenzione, perché adesso lo stiamo facendo vedere ai nostri amici. Guarda qui come ho fatto bene la seconda. La prestazione migliore del CPC boh, è poco attendibile, cioè fa delle cose veramente assurde. La dimostrazione, ne? Addirittura la dimostrazione 6.28. Dai. 6.28. Vai a cagare. Non bella mozzarella cara, dalla Marco Drans. Quinta, quarta. A terza, vai. Gas. Sì, lì faccio un giochetto per non far perdere la macchina di giri. E come hai fatto a fare questo giochetto che non so mica ha fatto tanto caso? Ciao Luigi! Il Twitch è grandissimo. Allora, ho imparato la subito, quindi ho detto qualche riflessione. Ciao Kevin! Dopo me lo dirai in privato, queste sono cose private. Me lo dirai in privato. Mozzarella, Kevin! Guarda come vado forte, Kevin! Guarda Kevin come vado forte, guarda! Si è spaventata anche Olivia, poverino. Oh, va di seconda. Io avrei accelerato molto prima, vedi? Vediamo qui come fai. La butti dentro. Seconda. Con mezzo acceleratore addirittura. Io lì accelero un po' di più. Però mi butta verso il fuori poi. In realtà io quella parabolica l'ho fatta malissimo. Ah ok, quindi dici che per... L'ho fatta proprio male, forse avrei dovuto farla un po' meglio sicuramente. Ecco, questa parte che stai guardando che probabilmente l'avrei superato perché sono in ritardo. Come vedi è tutto in quarta e in terza. Sì, quarta. Addirittura tutta quarta. Sì, sì. La terza in salita. Tutta quarta. Terza. Ah, senza... Ok, hai tenuto la terza e basta. Terza. Quasi fuori, bella. Poi, terza ancora? Eh sì, Kevin ha detto che vai fortissimo, madonna mia come vai forte addirittura. Grande Kevin. È vero, hai ragione. Andrea non scherza un cavolo. Un cavolino di Bruxelles. Mi ha appassionato questa pista in particolare, non so che dire, boh. Ma è fantastico. Ma ha detto qualcuno... Che la vogliono chiudere, ma è vera sta roba? No, in realtà è un circuito da quanto ho letto che viene utilizzato solo per il test. Ma io vedo le cose che mandano dentro la gente con le macchine normali. Sì, infatti lì sono dei percorsi turistici dove tu paghi e puoi affittarti tipo una Porsche o comunque una macchina insieme ai tuoi amici e vi fate praticamente il viaggio. Siete che magari l'hanno scassato il circuito. Ho diversi video su YouTube dove ci sono delle robe molto facili. Ragazzi, vi saluto mentre sto guidando. Ciao, la macchina va! Sgamato che non sono io. Amore, sgamato che non sono io. No ragazzi, sono io, ve lo giuro. Guardate, cioè sono io. Con un po' di pratica guiderai anche tu così. Sì, un bel po' di pratica, Kevin. Un bel po'. Marco mi si classe in molti circuiti, molto da dire. Io magari sono più specializzato in questo.
Grazie, 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 troppo gentile, troppo gentile. Comunque si fa così, ragazzi, quando date ospite di uno streamer si loda lo streamer, ok? Anche se non è vero, fatelo come fa Andrea, che è un grande. Ascolta, io mi diverto tantissimo con questo gioco e mi diverto sinceramente. Dico una cosa, che anch'io mi stupisco col Formula 1, perché di solito il Formula 1 lo abbandono quasi subito, eh? Invece mi sta appassionando. Non sei te. Grazie, grazie che l'hai detto, Chandler. Wow. Sei, allora, ragazzi, Marco Dramas ha fatto 6:31:9:16, ok? Adesso non vi faccio vedere la classifica. Così mi sono, scammano che non sono io. No, 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 non sono io, non sono io. Il prossimo passo sarebbe fare degli ottimi giri su Assetto Corsa, che Assetto Corsa è tanta roba, Assetto Corsa è tanta roba, ragazzi. Sì, infatti su Spa sì. Ho un bel giro. Assetto Corsa è tanta roba, però Assetto Corsa ti devi applicare. Se faccio come io, che faccio un giorno questo, un giorno quello, un giorno quell'altro, quando vado su Assetto faccio veramente schifo. Vabbè, normale, sì. Marco, cioè ti annoieresti pure a fare sempre lo stesso gioco ogni giorno. Allora, ti dico la verità, a volte quando mi prende e mi appassiona e voglio, per dire tipo adesso che voglio far tutto oro, lascia stare la sub, questo gioco che stiamo facendo noi comunque, che è figo, ma voglio fare l'oro, sì, bravo, cioè le sub mi servono, però capisci, no? Io dico, cazzo, però fare tutto l'oro è una figata, cioè è un obiettivo, è un qualcosa che mi tiene impegnato e poi quando lo raggiungo è figo, no? Quindi... tanta roba, tanta roba. Vediamo un attimo sto punto. Poi quando te ne devi andare tu prendi e vai, senza problemi, sì, ok, amico mio? Tranquillo. Ecco, io ho visto il tuo video, ma mi sono automaticamente dimenticato di tutto. E infatti sto andando a sbattere. Eccolo qua. Ecco, qui è Marco Drums. Ok. Devo farla correre sta macchina, ragazzi. Questo è un BMW M6 e va fatto correre. Ma non correre perché va piano, va fatto scivolare. Oh, Andrea, salutaci Carla. Assolutamente. Guarda, io ho avuto la mia prima fidanzata che si chiamava Carla e mia moglie che si chiama Carla. Quindi con le Carle a me sono simpatiche subito. Quindi mi sta già simpatico. Beh, già la mia la conosco da 13 anni. Bravo, 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 ci sta. Allora, aspetta, adesso ti osservo. Questa è già più complicatuccia. Allora, Marco. Ma qui ho sbagliato perché sono uscito un po'. Allora, la quinta è giusta, la quarta terza devi fare. Accendi di un po'. Ma vai a cagare, sono uscito. Sono uscito, sono uscito. Ah, ok, allora nella curva, dopo che hai fatto il rettilineo in quinta, sì. Chiaramente puoi usare la seconda, tranquillo. Però è importante che in quella curva stranissima, sì, che ti dice area di frenata, sì, non freno, devi frenare, devi andare in fondo. Aspetta, adesso è perché non è in tempo reale, caspita, c'è sempre un paio di secondi dopo. Hai ragione, hai ragione. È un po' difficile per te e anche per me poi capire quale, perché... Allora, non devo frenare, però mi va fuori. Devo decelerare o devo girare prima? No, devi distribuire la quinta. Cercando di stringere il più possibile e accelerare. Porca, mi porta fuori un po'. Aspetta che giro un po' di più. Ho sempre paura, ma non perché tanto non è che si va a sbattere se si fa male. Perché questa macchina... Perché mi dà un po' la roba di dire, cacchio, poi vado fuori, stavo facendo un bel tempo, no? Invece non stavo facendo un bel tempo. Sarà la mia amica che ti porterà tre parti. Va, esatto, sarà la macchina della vita. Ma mi piace, non si dice ma mi piace, però io lo dico, allora, perché è il mio canale. Meno piede pesante sull'acceleratore su quella curva. Ok, così l'ho fatta. Terza. Bravissimo. Terza, bravo. Ok.
terza, seconda. Vabbè, anche il terzo si potrebbe fare. Si può fare? Nel fondo proprio. Allora qui devo farla piena. Qui devo farla piena. Esattamente. Senza frenare. Esattamente. Qui la fai in seconda tu e io sono andato fuori. Allora, quella la devo fare in piena, si può ok. Fare in due modi, quella. Quella sotto del traguardo. Sì. Si può fare. O che tieni la seconda, però devi essere poi bravo a mantenere la macchina in linea. O riparti dalla prima. Ah, in prima? Puoi fare entrambi. Ok, proviamo con la prima, che a me la prima mi piace. Guarda come ti trovi meglio. Questo punto devo farlo a manetta. Ma caspita! Sì, perché ti obbliga in quella curva a mettere la quinta proprio in mezzo. E devo metterla io? Sì. Ok. Non avere paura di quella curva, tanto male che vada a sbattere di te. Io ho un po' paura di quella curva. Anche inizialmente. Mamma mia. No, poi ci prendi la mano. Ma forse quella curva, appena ho capito che comunque si doveva fare tutta dritta, mi ha sbloccato un po' e sono sceso sempre di più di tempo. Porca, però mi ha buttato fuori, quindi devo dosare di acceleratore o che cosa? Guarda quando vado a sbattere. L'ultima prima, sì. Della curva fastidiosa, seconda prima? Sì. Devi scalare in quarta, distribuire il freno e poi accelerare tutta quarta e quinta e poi andare fino in fondo. Non è che devo mettere il freno posteriore anche qua? Ah, perché non ce l'hai? Non credo, no. Dovrebbe essere salvato. No, no, l'ho fatto adesso. Okay. Ah, giusto, perché si è uscito. Il posteriore ti aiuta tanto? Igor Fraga, che è il campione di Gran Turismo, in certe curve lo mette a 4 e ad altre a 5. Là, addirittura? Ma siccome non lo sbatti, lo lascio pista 3 e una via di mezzo. Ma mentre corre lo posta? Sì, sì. Ma quelli sono alieni. Ma... sì. Quello è proprio un alieno, altro che... Beh, che brutta. Allora, il segreto di questa macchina è farla scivolare il più possibile. Sì. In queste curve. Quindi, quando arriverai in seconda, in quella curva strettissima, la lascerai scivolare. E poi la riprendi con l'acceleratore. Ciao amici, amiche di Twitch, grandissimi. Allora Marco, questa curva che fai in terza, sì, si può fare. Porca puzzola. A me, sì, non esce mai, devo essere sincero. Perché magari mi concentro di più a prendere velocità sul settore prima. Sì. Io la prenderei anche seconda, perché ti darebbe quello sprint in più per arrivare poi in quarta a quella curva dove devi andare dritto, dritto. Ma porca miseria. Ma ascoltami, qual è che sarebbe che prendo in terza, che devo... Qual è? Se non me lo allora, ricordo. Vediamo un po'. Eh sì, aspetta, perché già me lo sono dimenticato. Quale prendo in terza? Lo faccio in automatico, capito? È un tornante praticamente. Questo? Sì, quello che hai fatto al secondo 18. Poi te lo vediamo anche dopo. Sono 18 le fate, quindi... Allora, puoi arrivare in quinta e poi scalare in quarta in quell'area di frenata.
quinta, quarta. Sì, è prima di quel tornante fastidioso. 48, 3,51, oro. Oro. Beh, me l'avevo già fatto. No, che cazzo dico? Ma sei scemo? Ma no, mi è andato il cervello. Scusate, argento. Argento va bene. Ah, sì, però pensavo che era oro. Il mio cervello è andato. Ho visto oro davvero, ragazzi. Era già argento, però. Sì, infatti, non è tutto sto gran cosa. Dai. Ok, sbagliato di brutto. Ragazzi, se non siete iscritti al canale, iscrivetevi. Stasera seratina di scuola guida con l'amico Andrea, per se siete entrati adesso, ragazzi, e state vedendo un sacco di errori. Bravo. Tu non mi dici la prima curva, vero? La prima è la terza, questa che ho fatto adesso. La prima è la terza. Ah, ok. Quindi è questa la seconda, ah ok. Sì, perché stringi molto di più. Visto? Ecco, bravo. Non so che cosa ho combinato, però vabbè. Allora... No, vabbè. Perché lì mi, quando freno sul tornantino del finale, perché quando freno mi butta fuori? Perché è un po' storta la curva? Perché non la lasci scivolare. La devi lasciare scivolare. Ma di terza o di seconda secondo te lì? Allora, io lo faccio gradualmente, ovvero che arrivo addirittura in quinta prima di quel tornante. Sì. Faccio quinta, poi tac, quarta, terza. Prima di entrare seconda e lascio andare la macchina senza acceleratore. La Madonna, addirittura. Faccio uno scalo graduale praticamente. L'ho presa bene. Perché va oltre sta macchina del cazzo? No. Secondo me sai che cos'è che te la tiene così dritta? CCS. Dai, provo a farne una senza, ma vedrai che è un disastro, perché io non sono abituato ad aggiugas. Assisto al penultimo. Dai. Ti seguo. Dai, va bene. Così andiamo a fare anche qualche partitina con anche Sharder e gli altri che se lo meritano, che sono bravissimi, un po' per ciascuno. L'assetto costo è fortissima, è secondo me una delle migliori. No, alla fine, vedi? Sto cazzo di TCS. Ciao ragazzi, ciao mitici e mitiche, scusate che ho detto una parola. Sì, allora il rischio è quello, vedi, devi lasciarla scivolare un po' e poi la devi sgasare la seconda. Però devi aspettare che la macchina praticamente sia dritta. Marco Dram si è arrabbiato. Ciao amici, adesso andiamo online, ragazzi. Però adesso devo ringraziare tantissimo Andrea delle dritte e probabilmente sì, ci sarà un'altra volta, facciamo ancora, continuiamo, dai amico mio. Mi ha fatto sì. Molto piacere. Anche a me. Online. Grande. Sì, poi se la prossima volta non. Grandissimo, è vero. Se la prossima volta non devi andare a Nanna presto, possiamo anche poi fare l'online dopo un po' di. I prossimi 3 giorni purtroppo sì. Però comunque venerdì sera, sabato e domenica sono libero, quindi... Ok. Però so comunque che devi fare Formula 1, quindi non ci sarà tempo per esempio. Non lo so, adesso vediamo un attimo perché... Formula 1 funziona, arca loca! Formula 1 funziona di pomeriggio, la sera non funziona tanto, eh. Pomeriggio arrivano anche 250-300 persone. Ciao Gianmarco! Alla sera è un po' così. Dai, famo l'ultima.
Ciao Gianmarco, scuola guida dal grandissimo Andrea che sentirai in parti. Ciao Gianmarco. Grandissimo, Gianmarco è grandissimo. Mi dispiace tantissimo che non riesco a giocare con lui col Formula 1, ma ti dico la verità, sai che mi ha deluso proprio l'online del Formula 1? Mi continua a inchiodare la console, mi fa dei danni, mi fa. Ho provato a toccarlo una volta, ma non è tanto la EA, secondo me certe persone è meglio che guidino. Ah sì, beh sì. Eh sì, quello è vero. Questo è un po' di pazzo. Sì! Dai, argento! 47,955 da 48,3. Che salto di qualità che fa? Aspetta, facciamo l'ultima volta, raga. Minchia, quando inizio a fare così, ragazzi, che poi dico l'ultima volta sono altre 50, mi sto sul cavolo da solo. Però, raga, aspetta un attimo, forse ho capito. L'ho fatta scorrere, In fondo ti mancano 400 millesimi. Un attimo, 4 millesimi. Ecco, eccola là, ho sbagliato. Poi mi faccio prendere dalla foga, no? Andrea, allora poi dopo adesso faccio e boom. Una cagata. Ciao amici grandissimi. Ragazzi, io comunque vi saluto. Grazie ciao, mille ciao. Per lo spazio. Okay, quando voi sono qua, va bene? Grande Andrea, grazie mille amico mio. Grazie della scuola guida. Ciao, buonanotte, ciao. Saluta Carla, ciao amico mio, ciao notte. Assolutamente, ciao ciao. Ah, che schifo! Sharder, amici, chi c'è? Chi c'è che vuole giocare con me? Se no vado a fare una gara da qualche altra parte. Adesso proviamo a fare l'ultima, raga. Chi vuole venire a giocare? Ciao Gianmarco, amico mio, scusami. Stavo... Notte? Vai a letto, Sharder. Oh, sono le 10, amico mio, vai già a letto. O stai salutando Andrea? Ah, ciao amici e amiche di Twitch, grandissimi. Sono riuscito a fare lo... Ah, ok. Ci facciamo qualche garetta online così magari arriva anche Carla. A parte che sta parlando con la sua amica, quindi non so se viene. Al massimo ce la facciamo noi. Infatti, scusami Shard, l'avevo capito. Ho detto no, notte no Shard. No, qua non... Questo punto qui bisogna per forza che freno, Caspita ragazzi, se facevo due oro, ne mancava solo uno e era totale. Mi sarebbe veramente piaciuto fare un oro anche qua. Cacchio, 47,751, lo rifacciamo un'altra volta. Sharderino, cosa facciamo? L'online? Vado a fare offline? Ti va di fare una garetta insieme? Rispondimi amico mio.
troppo cordolo. Troppo cordolo. Ah, ok, grande. Non l'avevo capito, scusa amico mio. Ma hai già fatto la lobby? Ok, vedete, quando esagero un po' troppo di gas, viene fuori questa problematica. Ragazzi, dai, iscrivetevi al canale così arriviamo a 610 stasera. Amici, grandissimi, amiche. E anche qua, se non freno troppo, tende la macchina a scivolare. Quindi è vero che devo tentare di andare il più possibile veloce, però è anche vero che bisogna frenare. No, porca, era troppo veloce, ma era buona secondo me, raga. Scusami Sharderino, faccio ancora un paio di prove. Creala. La pista, quella che vuoi tu, anche quella nuova se vuoi, quella che vuoi. Tanto adesso Carla non c'è per fare Dragon Trail, quella che vuoi tu. Vedi che roba? Cioè, sono convinto e capisco la curva, mi ricordo che quella devo farla così e poi la macchina tende ad andare fuori. Perché non la faccio scivolare? Come dice l'amico Andrea, non la faccio scivolare abbastanza. Brutta, ho sbagliato il finale. Adesso, mentre Sharderino ci dice che ha creato la lobby, ragazzi, andiamo subito a correre un po' online con l'amico Sharder. E poi, tra l'altro, sei dentro nel party anche, Sharder. Se vuoi entrare, entra già nel party, così chiacchieriamo. La livrea che hai fatto stasera è fantastica, amico mio. Però non ho paura di andare a vederla che mi chiude la live. Dopo la scarico. Caspita, comunque è veloce, ma bisogna frenare, Marco. Comunque bisogna tendere a tirar giù in quarta lì. Caspita, dai, che era forte, era bella questa qua. Facciamola correre. Cacchio, 48, vabbè, niente, dai, meglio di così non ce la facciamo stasera, però già è già un buon tempo, raga, eh.
È già un buon tempo. Già un buon tempo. Vabbè. Ok, ragazzi, dai. Ciao amici e amiche di Twitch, come state? Grandissimi. Se non siete iscritti, iscrivetevi al canale, dai, 610. Se vi iscrivete siete il 610 follower o follower, wera, donna del canale di Marco Dronat Games. Dai, 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 iscrivetevi, amici, iscrivetevi così vi saluto e vi ringrazio in live. Ok. Bigliettazzo e poi andiamo da Sharder. Eh sì, amico mio. Oro, oro, voglio tanto oro, voglio un milioncino, voglio invece il... Vabbè. Poco oro, poco oro, poco oro. 30.000. Oh ragazzi, ma non è che è uscita fuori qualche macchina? Con che macchina corriamo, Sharder? Ok, ce le ho tutte. Ce le ho tutte. Allora, le macchine me ne mancano tre, amici miei. Tre macchine e le ho prese tutte. Allora, mi manca anche un solo trofeo, che è quello dello sport. A lobby. Andiamo a farci una mezz'oretta di garette online con l'amico Sharder. Che macchina usiamo, Sharder? Quanto tempo ci mette? Devo provare a mettere la scritta qua. Non lo vedo GTL Lobby Elite, non lo vedo Sharder, come mai? Ciao amici e amiche. Grandi, grazie per essere qui con noi. Passiamo una seratina insieme Gran Turismo. E ragazzi e ragazze, iscrivetevi al canale, dai, così ci arriviamo a 610 follower. Fatta, ok. Adelphi, Team Dragon MDRT, Marco Drums Racing Team, ragazzi. Il nostro team che c'è l'amico Sharder, Design, Bragali TV. Loki maestro driftatore. Sì, adesso l'ha trovata Shard. E c'è l'amico Kevin maestro di bagarre. Grande Kevin. Sono stanchissimo, ragazzi. Ciao Avil! Grandissimo Avil, come stai? Ma Avil, una domanda. Tu hai Gran Turismo 7? Perché Avil, io praticamente il Formula 1 finché non funzionerà bene, che non mi inchiodo alla console, non gioco online. Devo fare la livrea per carla. Eh sì, amico mio, eh sì. Dopo Sharder, facciamo così. Se riesco a fare il Nürburgrino, se Andrea mi fa le tre sub, i tre abbonamenti, gli facciamo una livreatina per lui, eh? Se riusciamo a fare tutto l'ambaradan, ti va? Adesso Andrea e tutti voi ragazzi, se volete correre con le nostre livree fatte dal bravissimo Sharder Design, potete farlo. Ok, ragazzi, andate su Sharder 98. Scrivi Sharder come si trovano le tue livree. Comunque lo vedete anche lì, Sharder 98. Ok, Sharder 98 e trovate tutte le livree che ha fatto l'amico Sharder. Eh? Allora, che macchina stai usando? Questa che macchina è? Io 650S. Ok, allora Avil, se lo prenderai poi corriamo di brutto, ok? Nel frattempo purtroppo non riesco neanche a fare le gare di campionato, assolutamente, di quello che vuoi, chiedi, basta che non mi chiedi soldi perché li chiedo io a voi e non ce li ho da darveli. Questo è poco ma sicuro. Ragazzi, iscrivetevi al canale, dai, così arriviamo a 610 amici, follower. Allora, ah, la McLaren credo che sia, eh?
Non lo so, penso che sia la McLaren. No, non è la McLaren. Non so con che macchina sta andando Scharder, e visto che sta correndo non mi sta... Questo è il circuito nuovo, raga. Beh, viaggia la McLaren, eh. Viaggia, eh. Allora, Avil, purtroppo non tanto, nel senso che sono più da sport motoristici, Superbike, Formula 1, MotoGP, campionato Ferrari Challenge, DTM, Porsche Cup, ecco, più da Formula 1, anche la vela, per dire, la Nation, magari si chiama, non mi ricordo neanche più, oppure per dirti guardo lo snooker, GR3. Ma questa che ho io è giusta o è sbagliata? Lo snooker, o guardo il curling, cool curling, curling si chiama, quello con le stone. Sì, mi sembra che si chiama curling. Vabbè, se non si chiama curling è quello lì che hanno le pietrozze. Il calcio guardo i mondiali che mi esaltano se vinciamo, comunque li guardo, ma normalmente le partite mi annoia tantissimo. Ah, ok. Io sto usando la McLaren. Quella che avevi già fatto la livrea, amico mio. Prova a vedere il mio... Madonna. Perché non è stata in strada? Comunque tifo Juventus, perché mio zio tifava sempre Juventus e praticamente mi è rimasta questa cosa qua. Ma dirti che non lo seguo e non so assolutamente chi c'è in Juventus, chi c'è in... seguivo soltanto che c'era... quel calciatore lì portoghese che era entrato in Juve, poi se n'è andato via, non ha concluso niente, quindi questo è il mio grado di... L'altra non ce l'ho io, è l'altra McLaren, eh? Quella P1, devo comprarla ancora, Scharder, devo uscire tra le macchine... Guarda, tu a Evil invece quanto chi tieni? Chi tifi per il calcio? Allora io FIFA 22 credo ce l'ho, quindi in teoria magari una sera potrei anche portarlo, tanto per divertirci con tutti voi amici che giocate a calcio, e quindi si potrebbe anche fare una livettina così. Adesso vediamo un attimo, perché vedo che l'affluenza della gente è sempre meno. Tra chi va a mangiare il gelato, chi va fuori a fare le passeggiate, vedo che la sera c'è un po' di calo drastico, quindi non vorrei fare qualcosa che poi non la vede nessuno, però si potrebbe anche fare sinceramente, perché il calcio funziona comunque. Devo riscaricarlo perché penso di averlo cancellato, non c'ho più spazio nell'hard disk. Madonna. Ciao player, grandissimo, come stai? Tutto bene ragazzi? Fa un caldozzo, paura, eh? Sto correndo con l'amico Scharder, prima player ha fatto un oro al Nürburgring. Infatti, amico mio, troppo tempo, devi entrare più spesso, amico. Vieni a trovarmi. Vieni a trovarmi più spesso, amico mio. Io sono sempre qua, alle 21 sono qua, schiavo della live. Schiavo della mia stessa live. Fai bene. Ma pian pianino Avil, cioè non puoi pretendere di prendere Gran Turismo 7 e avere tutte le macchine come ce l'ho io, che ci gioco dal day one
e ci gioco quasi tutti i giorni in live, anche sabati e domeniche. Poi mi aiutava mia moglie a farmare un po', a fare le piste, così si impratichiva anche lei e Leonardo, mio figlio, quindi i crediti me li hanno fatti anche loro, quindi non puoi pretendere una roba del genere. Però cosa vuol dire? Prendi la macchina che ti diciamo, impari a fare le cose e poi giochiamo per divertirci, Evil. A me non frega niente di arrivare primo, infatti se vedi certe live quando giochiamo non arrivo neanche primo, ma non mi interessa proprio. L'importante è giocare con i miei amici di Twitch, di Facebook, con i miei amici anche prima, Kevin, Charder, e quindi trovare nuovi amici, nuove persone con cui giocare che entrano in live. Ma se clicco bevi e pettine? Bevo e mi pettino. Fallo? L'hai già fatto? Ok, aspetta. Allora, fatto pettine, eccolo qua. Vedi? Eccolo qua il pettine. E bevo, guarda che bevo mentre vado. Oh! Li ho fatti perché sono cose simpatiche. Lei era un'idea di mio figlio. E poi perché mi dimentico di bere mentre corro e mentre faccio, e allora ho messo questa cosa simpatica del bere, così la gente spende i Miticoin, che anche questa è la moneta virtuale di Marco Drans Games, che trovate solo sul mio canale YouTube, Twitch, solo sul canale Twitch, e ben presto saranno più fichi che gli altri Bitcoin e tutte le altre monete virtuali che non varranno niente, invece i Miticoin saranno sempre i numeri uno al mondo, anche come valuta reale, eh? Fra qualche anno ci saranno tutti i Miticoin, ragazzi, ricordatevi di chi li ha creati. E allora, per fare una cosa simpatica, abbiamo Charderino, se vuoi possiamo partire a fare anche la gara, eh? Così magari facciamo questa e facciamo anche un'altra pista. E allora praticamente abbiamo creato i Miticoin, e se clicco 24 volte pettine, no, se mi clicco 24 volte non faccio uno solo, perché sennò mi fai perdere i capelli. Devo stare qua mezz'ora a pettinarmi e mi fai perdere i capelli, amico mio. No, cliccalo una volta sola e basta. Risparmia per i tempi duri, per i tempi che ci saranno più avanti, speriamo di no, ma se si va in recessione c'hai un sacco di Miticoin e mi farai bere, eh? Anche perché poi c'è Carla di solito che mi dà una mano, o la Julie e Lord. Adesso in questi due giorni non stanno entrando. Carla è al telefono con vino e birra. Magari qui è acqua frizzante. Acqua frizzante, così sgaso di brutto col frizzantino. E poi tra l'altro l'apri l'acqua frizzante, il litro e mezzo, all'inizio è frizzante, poi quando la bevi alla fine è sgasata a merda proprio, uno schifo. Che sa di quella di anidride carbonica proprio. E poi tra l'altro, ragazzi, non so se avete sentito, sta mancando anche l'anidride carbonica, quindi tra un po', se va avanti così che non riescono a recuperarla, rimaniamo anche senza bibite gassate e acqua frizzantina, speriamo di no. Bella in vacanza. Dove sei di bello in vacanza, player? Mare? Eh sì. E poi naturale, è vero, due in uno. Però quel naturale lì è un naturale un po' con l'anidride carbonica sbisciosa. A me non piace neanche un po'. Infatti di solito i culetti, quando avanza un po' di acqua, li beve mia mamma. Io e l'amico Charlie, ma la coca è gassata, quindi la tolgo. Eh sì, tutto quello che ha le bollicine. Tutto. Mare in Veneto, bello. Mia sorella è veneta, mia mamma era veneta. Mia sorella è a San Bonifacio. E vanno al mare di Caorle loro quando vanno al mare. Adesso anche mio figlio Vittorio è là in vacanza dalla zia e dalla cugina. A San Bonifacio. Noi andiamo a Caorle quando andiamo al mare di lì, se no poi andiamo in Emilia Romagna o in Genova, cioè in Liguria, scusa.
lo so. Bibione, sì. Noi andavamo a Caorle, però Bibione lo conosco. Sì, è bellissimo il Bibione. Ma anche Caorle mi piace un bordello, eh. È tranquillo, poi ci andavamo con i bambini, con i miei due figli piccoli, era uno spettacolo. Adesso sono grandi, vogliono un po' più di casino, preferiscono Riccione o Cattolica o Rimini. L'anno scorso ero a Rimini, siamo andati. Però ti dico la verità, io se posso evitare di andare lo preferisco. Preferisco stare a casa con la mia PlayStation, il mio rilassarmi, alzarmi tardi dal letto, visto che tutto l'anno alle 6 c'ho la sveglia. E quindi quando mi arrivano le ferie, se mia moglie dice amore vado io con i bambini, con i ragazzi, adesso vabbè perché i bambini non sono più bambini, i nostri figli. Uno ne ha 18 e l'altro ne ha 12. Eh sì. PS4 portatile. Ci sta di brutto. Così te la porti in giro anche in vacanza. Ma no, perché ragazzi, ok che la vacanza, come dicono in tanti, serve per staccare, no? Stacchi le abitudini, porca, questa curva qua è terribile, ragazzi. Le abitudini, le brutte abitudini, le belle abitudini, o comunque essere sempre attaccati alle console, ai videogiochi, per 15 giorni, un mese che vai in vacanza, stacchi da tutto, no? Quindi riposi anche il cervello e tutto, però caspitarola, a volte è appunto player, stavo dicendo, no? A volte però cacchio, metti che fa brutto, che non puoi andare in mare, fa freschino, non vai fuori, è una rottura, A noi piace tantissimo andare in montagna, abbiamo fatto 3 anni di fila praticamente a prendere la casa in montagna. Esatto, player, è quello che ti dico. E ti dico la verità, là non portiamo niente, tra l'altro c'era anche un tubo catodico della Sony, tra l'altro, fighissimo, un Black Trinitron. E c'è solo, poi tra l'altro io ho tutti Netflix, Sky, Amazon Prime Video, chiaramente grazie a Amazon che ci permette comunque di essere qua tutti insieme, che Twitch e Amazon, ragazzi, e Disney Plus, no? Li ho fatti tutti. E quindi quando sono a casa, così adesso per dire, stacco la livettina, finita l'altra gara, mi metto dietro un attimo, no? Player, e mi metto dietro a guardarmi qualcosina, no? Prima di andare a letto, perché comunque sono stanco, vado a letto presto, verso le 11:30, no? A mezz'oretta guardo qualcosina, no? E caspiterola, e là al mare, in montagna, ha fatto 3 giorni di pioggia, e ti dico la verità, mi sono annoiato, perché ma com'è sta curva? Questa curva è terribile, raga. E mi sono un po' annoiato, ti devo dire la verità, quindi se avevo su anche la console, non è che mi faceva schifo, eh. È vero, staccare, è tutto quello che si dice, che c'hanno ragione, che mia moglie mi dice sfida del secolo, sì, hai ragione. Oh mio Dio, oh mio Dio, amico Sciarderino che mi ha brancato dentro il culino, grande Sciarder, vai! Bella lì Sciarder, vedi ragazzi, ci vuole pochissimo, basta fermarsi, dare la posizione e basta, si va avanti. A me piace le nostre gare, io e l'amico Sciarder, che è nostro il team, di tutte e due. Eh sì, a ruota capita ragazzi di toccarsi dentro, anche perché sinceramente non è che stavo andando proprio forte, quindi Sharder ha avuto un po' di esitazione, ma è dietro, è spiccicato l'amico Sharder, e quindi è difficile anche non toccare dentro gli altri, per quello che se anche si tocca dentro, qua l'ho fatta lentissima, guarda che roba, lentissima. Oh mio Dio, qua mi passa. Essere dietro è brutto, raga, comunque. Oh! Incredibile che non mi ha passato, perché è troppo bravo Shard. Qui l'ho fatta veramente a sgranzer, raga, Questo l'ho fatta veramente fuori dal mondo. E non so, e praticamente ci sono queste strisce rosse di frenata, perché le stavo usando prima
con l'amico Andrea per fare scuola guida, ma io normalmente non le metto perché voglio imparare a conoscere le piste senza che ci sia la cosa di frenata, senza quell'aiuto lì, no? È solo che mi dimentico sempre di toglierlo, adesso se me lo ricordo lo toglio. Perché comunque io vedo dov'è la curva, non c'ho bisogno che mi dice il gioco dove devo frenare, cioè. Oh, grazie mille player, grazie mille, mi fa un sacco piacere, perché io lo faccio con passione, nel senso, io gioco e mi piace tantissimo giocare, ma io giocavo già l'Atari, l'Amiga, avevo il Commodore 64, lo ZX Spectrum, poi l'Atari, poi il Sega Mega Drive, il Sega Master System, cioè li ho avuti tutti, il PC, il 286, il 386, il 486, il Pentium 1, il Pentium 2, il Pentium 3, e quindi dopo mi sono un po' rotto le scatole dei PC e sono passato alle console. E quando ho conosciuto PlayStation 3 ho fatto un sacco di clan, avevo il clan Day of Judgment, che era quello di un gioco che si chiamava Day of Judgment, infatti era un gioco di carte con una telecamera, con la webcam della PlayStation 3 che la mettevi sotto e potevi giocare. Marza Zucker dice, oh grazie, grazie amico mio, davvero mi fa un sacco piacere, cazzarola, grazie, grazie, grazie. Io cerco di essere, io sono così, se ci vediamo anche in live, io sono così, non c'è cazzo da fare, io sono proprio così, non faccio finta come tanti ed è figo. Sì, sì, Gianmarchino, sono con l'amico Sharder. Penso che ne facciamo un'altra, poi stacchiamo. Che sono già stanchino. Grande Gianmarco, oh vito mio! E quindi, capito, player? Quindi io, questa è la mia passione. Era questa e la musica. E non ho mai corso in macchina, roba del genere, anche se ho preso i pacchetti, quello lì, cioè gli smart box, di correre in pista. Ho corso con la Ferrari e con la... Ah, grazie, grazie. Grazie, grazie amico mio. E ho corso con la Lamborghini, quindi oltre quello, vabbè, le Mercedes, le macchine che abbiamo avuto in famiglia, o mio cognato, mia sorella, roba del genere. Sì, il Formula 1, questo qua nuovo del 2022, mi piace un botto, mi piace un botto anche a me, funziona nelle live perché domenica c'avevo dentro 250 persone. Chiaramente non contemporanei, sarebbe il mio sogno. Il go-kart è bello, il go-kart ci correva mio zio. Ce l'avevo sempre qui, vedevo tutte le settimane che si metteva a metterlo a posto qui in garage, in cortile. E mio zio faceva short track, mio zio Claudio. Grande Drums! Senza accorgermi abbiamo vinto la gara! Bravissimo Sharder, grande Sharderino. Scusa per prima che ti ho frenato e tu mi hai fatto girare, ma... Dai, è stata bella gara. Guardate che livree e che tute e caschi che fa l'amico Sharder Design, ragazzi. È una cosa veramente incredibile. Incredibile. E no, Sharder, facciamo un'altra pista, dai, che poi andiamo a Nannina, eh? Ti va? Quella che vuoi tu, amico mio. E la macchina quella che vuoi tu. Allora, player, l'importante è divertirsi, l'importante è divertirsi. Se hai poco tempo, tu devi trovarti un gioco dove vai dentro, ti diverti, se non sei primo non te ne frega niente, se sei ultimo va bene lo stesso. Infatti stasera io ho vinto, ma la maggior parte delle volte Sharder va più veloce di me, e non è un problema, capisci? Perché l'importante è divertirsi, il videogioco è questo. Quando il videogioco, secondo me, è per quello che io anche... sono così con tutti voi, no? Quando il videogioco invece vi porta a innervosirvi, a stizzirvi, a arrabbiarvi, infatti io con i miei figli ogni tanto glielo dico, cambia gioco, cioè non ti deve innervosire, il gioco ti deve divertire, rilassare, piacere, no? Poi ci sono anche certi giochi che bisogna anche impegnarsi, capisci? Quindi non, cioè, non è solo una stupidaggine, no? Cioè, bisogna anche, se vuoi fare qualcosa, impegnarti. Tanto alla fine non è che si guadagnano soldi o fama o chissà che cosa, a meno che diventi uno streamer e fai un sacco di soldi, però è difficile, molto difficile. C'è un sacco di gente, c'è un sacco di gente brava, c'è un sacco di gente brava che sta zitta,
e vengono seguiti lo stesso, c'è, oh, grande, grande, un sacco di gente brava, simpatica, c'è un sacco di gente che prende in giro gli altri, c'è talmente tanta gente che streama adesso con l'avvento della PlayStation 5, i computer nuovi, OBS, hanno reso tutto più semplice, che tutti possono streamare, no? E allora è un casino. Allora, facciamo un paio di giri giusto. Ah, amico mio! Ok, ci abbiamo corso domenica 70 giri, eh? Allora, la gara player, la gara di... parlo anche con Gianmarco e tutti i nostri amici. Iscrivetevi al canale se non siete iscritti. Dai che arriviamo a 610 follower stasera, amici miei. E è andata, Gianmarco, la gara, mamma mia, che peccato, che peccato, potevo arrivare terzo, sono successe un sacco di cose, safety car, mi sono venuti addosso Alonso e altri due che non mi ricordo più i nomi, mi hanno fatto girare, ho dovuto riprendere ogni volta da zero praticamente, the show must go on, si corre, lo so, oh! Beh, qui ho sbagliato di brutto. Sì, mi hanno centrato, Cioè, testimonianza anche del filmato. Ma non c'era la PS5, basta essere divertenti come te. Ah, ok. Sì. È vero. Ah, va bene, no, Subarossa, hai ragione, non mi ero dimenticato. Con la Subaru, La BRZ? PRZ, vai. Io non ho la livrea però, amico mio, Ho la livrea di Marco Drums, perché l'ho scaricata l'altra. Ah no, è quella che hai fatto oggi, la livrea. Beh, mettila tu che poi faccio vedere che tu vai con la livrea figa che hai fatto. Allora, player, le livree le fa l'amico Charter Design, che vedi qui insieme a giocare insieme a me. C'è un sacco di differenza da una macchina all'altra comunque, La BRZ mi piace un botto. Tra l'altro ti faccio vedere anche dal dentro se vuoi. Ma questa è di Bragali o è Marco Dran? Il problema è che su Formula 1 non si può fare le livree, non si possono fare, neanche noi che giochiamo insieme ce le abbiamo, player. Devi usare quelle che sblocchi e sono quelle, punto e basta. Al massimo fai il colore. Tu sblocchi una livrea carina o quella che è e poi puoi andare a modificare il colore. È uno schifo, Formula 1. Eh sì. È proprio così. Se vai a vedere la mia live di sabato, mi sembra, cioè sai che quando non sono in live c'è tutta la lista delle mie live passate, no? Puoi cliccare lì sopra, puoi vederle. E se guardi Formula 1, ho proprio fatto la campagna l'altro giorno e si vede qua cosa puoi mettere, praticamente fanno schifo. Qua puoi mettere tutto quello che vuoi, tutti gli adesivi, le livree, i colori. Tutto quello che vuoi poi puoi fare, invece su Formula 1 no. Praticamente andando avanti con la campagna e con i soldini, con il pass che si può comprare con i soldini oppure con i soldi di gara, man mano che vai avanti, ti dà i guanti, ti dà il colore della tuta, ti dà queste cose qui, ma basta, una volta che ti dà quello, finito. Non puoi modificare, mettere gli adesivi che vuoi. Io per dire adesso ho dovuto mettere solo un team, perché lì l'adesivo non è solo adesivo, ti dà anche i soldi per la scuderia, per poter fare le cose, no? Su Formula 1 22, e quindi non puoi mettere quello che vuoi. Metti lo sponsor e ti mette l'adesivo dello sponsor, punto e basta. Ciao amici, amiche, grandissimi, iscrivetevi al canale se vi va, che arriviamo a 610 follower. Dai amici, che vi ringrazio e vi saluto in live. Ok. Ne facciamo un altro e poi corriamo, Sciarderino. Eccola, no, sono stato dentro. Ah, BRZ, la Subaru BRZ, ragazzi, è una macchina pazzesca, Te la faccio vedere da fuori se volete, bellissima.
Questa è la mia livrea. Andiamo di seconda. Eccola là, eccola là, eccola là. Ho detto andiamo di seconda perché sennò in prima mi giro. Ho dato troppo gas, raga. Ok. Guardate, vedi quella? Quella è la livrea nuova che ha fatto Sharder per la BRZ. Bellissima, ragazzi. L'online di questo gioco fa vedere gli altri che fanno cose strane, ma probabilmente Sharder sta correndo normale, ma nella mia live vedete come fa cose strane, no? Che zampilla a destra e a sinistra senza un perché. Amico Sharder ha già visto che si è spostato per non essere centrato. Grande Sharder, grazie amico mio. Avevi già capito che ti centravo, eh? Fortissimo, raga. Un po' lunghetto lì, eh? No, fatto malissimo, raga. Anche questa. Ciao amici e amiche di Twitch, benvenuti. Ok, andiamo a far vedere l'amico Sharder. Eccolo qua, eccolo qua. Guardate la livrea, ragazzi, guardate la livrea. Che meraviglia, che spettacolo. Amici, se non siete iscritti al canale, iscrivetevi, grandissimi. Dai, dai, 610 follower, iscrivetevi, amici. Il giro buono amico mio e poi partiamo con la garetta, dai 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 dai. Ho una stanchezza, ragazzi, per andare a letto che voi non potete neanche immaginare. Vedete queste cose qua che fa così la macchina, è l'online che non va tanto bene, non riesco effettivamente a capire la motivazione perché non risolvono il problema, vi dico la verità. Adesso non è poco tempo che c'è, eh. La macchina si dovrebbe vedere come avete visto in questo istante, cioè non che va tutta storta. E poi soprattutto quando state correndo, vedere uno davanti a voi che fa così, non si riesce a prendere la misura, è veramente difficile capirlo. Bella Sharder, cominciamo? No! Cosa ho fatto? Sharder, Sharder, aspetta, aspetta! Rientro subito. Ho sbagliato Sharder. Ma porca miseria, hai fatto partire la gara e ho fatto esci. Scusa. No! No, perché? Si è chiusa la stanza. Ma dai, non ci credo. Ah no, no, arrivo Sharder. Andiamo subito. Scusa, ho sbagliato io. Perché sta caricando? Oh madonna, ho fatto casini? No.
No, raga. Ha concluso la partita, no. Sharder, ti va di rifarla, che ce la facciamo velocemente senza fare i tempi? Ah, ti sei impallata. Porca miseria. La rifacciamo, hai voglia o chiudiamo qua? Vedi tu, io sono un po' stanco. Se ti va di rifarla, la faccio volentieri. Dai, dai, rifalla allora, dai. Rifalla e andiamo subito con la gara, però. Senza fare due o tre giri in più, facciamo i cinque giri e poi non ci vediamo. E come va? Grande Dido! Grandissimo! Cos'è successo? No, niente, praticamente stavamo partendo a fare la gara, io ho schiacciato per sbaglio esci e ho impallato il gioco. Un casino. Un casino incredibile, vabbè. Come le mie solite cazzate che ogni tanto faccio. Allora Dido, come stai? Tutto bene? Tutto bene? Dai ragazzi, iscrivetevi al canale, 610 follower. Dai amici, vi ringrazio in live se vi iscrivete. Dai, 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 una sola persona manca e arriviamo a 610 stasera, grandissimi. Allora, dimmi, Sharder, quando hai fatto la stanza? Allora, Dido, come stai? Oh, io benone, grande, grande, grande. L'importante è quello, raga. Io sono stanchissimo. Oh, si è impallata proprio la play di Sharder, mi sa. Stanza non trovata addirittura, no, perché mi fai andare lì, mi fai vedere. E niente, sto facendo un po' di cose su Gran Turismo, l'ho quasi platinato, Dido. Stavo facendo insieme a Andrea gli ori al Nürburgring e Nordschleife. Bravo! Allora ci vuole un GG per te, aspetta. Guarda qui cosa ti fa Marco Drums Games. Grande! Bravo, Dido! Bravo, bravo, bravo. L'impegno. L'impegno paga, eh? Grande, grande, sono contento che sei promosso, grande. Ok, l'importante ragazzi davvero è impegnarvi a scuola. Esatto, Sharder, grande, sì, guarda qua. Sto andando in palestra, c'è un bel muscoloso, guarda qui. Allora, subito partita. Non ci sarà il tempo ragazzi, perché l'abbiamo fatto prima, abbiamo fatto 4-5 giri. Andiamo direttamente con la gara perché sono troppo stanco e chiudo la live, finito questi 5 giri, se no andrebbe un po' troppo per le lunghe. Di solito le live della sera faccio 2 orette, non di più perché poi dopo ragazzi il giorno dopo è dura, con questo caldo poi è ancora più dura, vi dico la verità. Bene, bene, grande Dido, mi raccomando, visto che giochi molto bene, ma tornei seri. Li hai mai fatti? Allora, ti dico la verità, da quando faccio lo streamer non posso fare altro che giocare io e organizzare i tornei. Infatti abbiamo organizzato tornei tra noi ragazzi e amici di Twitch, che li facciamo così come hai visto adesso. C'erano giorni, sabati e domeniche, che eravamo anche in 10 o 12, in 7, in 6, così. Però sto vedendo ultimamente, Dido, che c'è molta gente che non si collega, ma non si collega proprio, quindi o sono in ferie o sono un po' stanchini, sai, dal lavoro e roba del genere. Qualcuno mi scrive ciao, passa solo per un saluto, per dire. E quindi è un po' difficile organizzarli. Stavo facendo un torneo organizzato dal mitico Diego, che ogni tanto entra dentro a trovarmi, il Team FAD. Però mi si impalla la play quando gioco a Formula 1 2022, quindi Formula 1 2022 me lo sto facendo da solo, anche perché a Formula 1 2022 lo sto facendo la campagna con l'amico Sharder, che vedi qua con me, è l'amico Marco, Sharder Design, e mi si inchioda la console, quindi è proprio un discorso di Formula 1 che non funziona online, o almeno a me non funziona, quindi finché non sistemeranno non gioco più online e faccio solo le gare, la campagna, le gare alla domenica come quelle reali, quindi corro tutti i giri loro, che fanno anche loro, quindi domenica ho corso in questa pista qui che vedi adesso, Spielberg, ho fatto 71 giri e sono arrivato quarto con Charles Leclerc. E seri, oltre quelli online della Gazzo e della Gazzo Racing, della Toyota e gioco online, no, non ho tempo e non ho sinceramente voglia, perché cambiando tanti giochi non ce la faccio a specializzarmi solo su uno, perché
perché comunque porto anche a Fall Guys con la mitica Kimberly. Adesso ho trovato un'altra ragazza che vuole giocare con me a Fall Guys, con Morris, poi con Morris che fa parte dei Kulesh, che è uno dei gruppi italiani più fighi che ci sono. Facciamo Warzone, faccio Fall Guys, facciamo Fortnite, poi porto anche giochi con mio figlio DBD, di By Daylight. Volevo portare anche altri giochi, poi a settembre uscirà un gioco che gioco io, Sharder, Kevin e non so chi lo prenderà ancora, un'altra persona credo, e facciamo i cantieri, si guida il camion, si guida la ruspa, si guida un sacco di robe, capito? Allora, io ho fatto 5 anni di fila andare a Monza, che c'era vicino a casa, e a vedere la Superbike e Formula 1 e i campionati, quelli della BMW, perché mio amico c'aveva l'M3 e andavamo a fare i campionati, quindi la M3 l'ho guidata, quella del mio amico. Poi guidavo la Mercedes di mio cognato Fica, la ML anche, io avevo la Ford Mondeo Gaia, fighissima, tra l'altro era la mia bella, minchia si tirava come tanta roba. Dopo vabbè, ho fatto famiglia, ho preso solo macchina, adesso ho la Nissan Qashqai, molto bella, tira anche, è un 1.6 a geometria variabile turbo, però non è niente paragonabile. E diciamo che come proprio corsa mi sono fatto i pacchetti sia io che mia moglie sì mi sono fatto i pacchetti che puoi comprare anche te, per dire, basta avere 18 anni la patente credo, o 22 anni adesso non lo so, vabbè comunque ho corso con la Ferrari, la 458 Italia, non mi ricordo più la pista, era un po' una pista sfigata, ti dico la verità, perché quando fai con quei pacchetti Smart Box non corri a Monza o Imola o queste cose qui, sono dei circuiti un po' inferiori, quindi mi sono fatto con la 458 Italia, era una figata pazzesca, e ho fatto con la Lambo, la Murcielago, la Huracan, scusa. Dopo, a livello proprio di Ferrari, Lambo, mezzi proprio fighi, ho un amico concessionario, quindi dentro ci sono andato dentro in parecchie macchine, al concessionario di macchine di lusso, però niente di che. No, mai. Oh mio Dio! Hai visto? Distraction? No, mai. E calcola che ho fatto più di 30 anni andare in giro con i furgoni, a fare anche service audio e luci, portavo le casse, l'impianto, era tutta roba mia, avevamo 4 furgoni turbo daily, quelli grossi, quelli lunghi, e eravamo in giro anche dalla mattina alla sera, mai fatto un incidente, mai fatto, perché su strada bisogna prima di tutto usare la testa, non bisogna mai andare forte, se comunque non si conoscono le strade bisogna andare ancora più piano e prestare ancora più attenzione, e poi prestare attenzione agli altri, perché poi il problema a volte gli incidenti si fanno per colpa degli altri, e quindi io da 18 anni a 44 non ho mai fatto un incidente, neanche mia moglie, ma neanche mio papà, no, mio papà una volta gli era venuto addosso un ragazzo, quindi non, no, proprio di famiglia, anche le mie sorelle, nessuno ha fatto mai incidenti, stiamo sempre attenti in macchina, andiamo piano. Gli incidenti si fanno anche per l'alta velocità, la maggior parte delle volte. Allora ragazzi, sono stato stupidino perché ho dato troppo in quella curva là e purtroppo con la BRZ se dai troppo gas... No, adesso ho dato con la Mito, con la Cava 600, con la Cava 1000, con la Honda 1000 del mio amico, il CBR, e la Suzuki GRS mi sembra, e una volta con un ragazzo che conoscevo mi ha fatto provare la YZF mi sembra, Yamaha, che sono tutte stradali. Io avevo il Maraguti 50 Top ai tempi, elaborato con luci a LED, doppio scarico Proma, la marmita della Proma e carburatore 14 pari con i getti più grossi, e me lo elaboravo io, era una figata. Però non ho mai preso la moto, non ho mai fatto la patente, perché con
come andavo io con le moto mi sarei ammazzato, quindi sinceramente uno deve anche, anche se piace tantissimo, ma non... Beh, insomma, c'ho anche 44 anni, se ti dico la verità. Però sì, fortunatamente conosco un sacco di gente, e anche con la musica poi le Harley Davidson, tutte queste varie moto qui sono andato. E essendo una persona seria, perché io sono una persona seria, ti danno anche la possibilità di provare le cose, capito? Ma comunque non ho mai... Quando mi hanno fatto provare il Cava 1000, che era una belva, di proprio una cosa che quando aprivi ti ribaltava quasi dalla moto, non ho mai fatto il pirla, nel senso, nessuno di quelli che mi prestava la moto ha visto che facevo cose strane. Grandissimo Sharder, bravissimo, bravissimo. Quindi anche, diciamo, si andava su circuiti, oppure andavamo su delle strade che non c'era nessuno, e mi facevano provare il mezzo, fatto quei 5-10 minuti così, senza esagerare. Però poi quando invece andavamo sul circuito, che siamo andati a volte a Monza e a volte non mi ricordo, c'erano un paio di circuiti che ci facevano... Sì, è vero Sharder, bella lì, grazie a te, grazie della livrea. Anzi, sai cosa dire, la vado a scaricare su... No, io ce l'ho la livrea, l'hai fatta della BRZ, né, amico mio? Ciao, notte a tutti, notte Sharder. E quindi, capito, Dido, è così, se sei una persona che tranquilla, non fai stupidate, anche i amici o comunque altre situazioni dove si può anche pagare, perché se vai nei corsi di guida veloce, paghi, ti... E guidi quello che vuoi, in base a quanto paghi. Tutto lì. Capito, amico mio? E niente, dai, allora, io ho comprato tutto per questa BRZ. Adesso gli scarico la livrea dell'amico Sharder. Noi ci vediamo. Complimenti, questo vuol dire la testa, mi ha fatto piacere. Ora scappo a dormire. Dai, buon divertimento. Sì, anch'io scappo. Grazie Dido. Quando vuoi ci sono. Io alle 9, alle 21 ci sono tutti i giorni. Ok? Mi fa piacere se entri dentro, ci facciamo una bella chiacchierata. Ciao amico mio, stavi bene, buonanotte. E quindi salutando... Oh, eccolo qua. Subaru Sharder. Questa però è Sharder Design, eh? Allora io devo scaricare questa. Quella lì è proprio di Sharder, eh? Quindi ragazzi, io vi ringrazio, vi saluto, ciao Dido, ciao, buonanotte ragazzi, buonanotte a tutti, statemi bene e mi raccomando, ci vediamo domani sera alle 21, non so con che gioco perché ancora non ho deciso, seguite anche il mio Discord, Facebook, Instagram, TikTok, Twitch, e Pinterest e WeChat, ma anche se non li uso, YouTube e soprattutto Twitch. Nei social metto la mattina, al pomeriggio, che gioco porto la sera. O comunque voi passate per un saluto, vedete se vi piace il gioco, state dentro. Se non vi piace il gioco, salutate e andate. Vi ringrazio tantissimo per la live. Io spero che ci sia questo nuovo follower, così arriviamo a 610, visto che non ci siamo riusciti stasera. Spero di arrivarci domani e ci vediamo domani sera. Ciao a tutti ragazzi.